Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Le apparizioni da parte di quell'entità che comunemente vengono chiamati fantasmi sono più comuni di quanto pensiamo. Hanno diversi modi per manifestarsi, ad esempio producendo rumori, odori, interferenze energetiche, sbalzi di temperatura, movimento e levitazione di oggetti e, nei casi più estremi, causando danni fisici alle persone. Questi casi sono noti come poltergeist e molte sono le testimonianze raccolte nel corso del tempo. Ed è per questo che, in Viral Top, oggi parleremo dei casi riguardanti attività poltergeist tra i più terrificanti della storia. Buona visione! Nell'estate del 1986, la famiglia Colosimo si trasferì in una casa di campagna nella contea di Spotsylvania, negli Stati Uniti. Mentre sistemavano le cose, notarono che una delle stanze era stranamente fredda, ma non vi prestarono molta attenzione. Pochi giorni dopo, un vicino si avvicinò alla loro casa, iniziando a fare delle strane domande circa se avessero percepito una presenza in casa o se avessero assistito a qualche evento insolito. Disse loro che la famiglia che viveva lì prima di loro dovette trasferirsi perché uno dei figli aveva invocato uno spirito attraverso la tavola Ouija e che quest'ultimo non aveva nessuna intenzione di lasciare la casa. I Colosimo, che erano piuttosto religiosi, decisero di riempire la casa di rosari e di chiedere al parroco di farvi una pulizia spirituale. Da quel momento in poi si accorsero che i racconti del vicino corrispondevano alla realtà, in quanto spesso ritrovavano i rosari a terra, i libri venivano lanciati nel nulla e le porte delle stanze sbattevano in continuazione. Ma l'evento più significativo accadde una notte, quando il figlio più giovane si svegliò con strani segni sulle braccia, affermando che un uomo apparve nella sua stanza rimanendo in piedi accanto al letto. Detto questo, la famiglia decise di chiedere l'aiuto di un sensitivo, che dopo 2 settimane di tentativi disse loro che non poteva aiutarli, poiché lo spirito che abitava la casa era troppo forte. Gli eventi paranormali continuarono ed a farne le spese era il figlio, quindi non ebbero altra scelta che chiedere aiuto ad una strega, che al primo intervento fu in grado di stabilire un contatto con l'entità. Affermò che si trattava dell'anima giovane di un soldato di 16 anni, che era morto violentemente durante la guerra di secessione. Lo spirito, dopo aver parlato con la strega, andò via, e gli eventi paranormali cessarono del tutto. Nel 1965, la famiglia Ferreira, ubicata a Jaboticabal, in Brasile, iniziò a vivere una serie di situazioni spiegabili. Le cose si muovevano da sole, vedevano attraverso le finestre ombre che non appartenevano a nessuno e sentivano urla provenire da stanze completamente vuote. Ma rapidamente, tutti questi fenomeni iniziarono a concentrarsi sul membro più piccolo della famiglia, una bambina di nome Maria José, di soli 11 anni. La ragazzina cominciò ad apparire piena di lividi e morsi ogni mattina e veniva tirata per i capelli in continuazione da una forza invisibile davanti a tutta la famiglia. Una volta, mentre era a scuola, i vestiti della ragazza cominciarono a prendere fuoco dal nulla, provocandole diverse gravi ferite. Detto questo, la famiglia cercò l'aiuto di un parroco, ma questo peggiorò solo le cose, perché gli attacchi peggiorarono. Disperati, Ferreira cercarono l'aiuto di una medium, che, al solo vedere la ragazza, disse loro che era perseguitata da uno spirito vendicativo, che non avrebbe mai smesso di ferirla perché nella sua vita precedente era stata una strega cattiva e aveva causato molti danni.
Nonostante gli sforzi della famiglia Ferreira, della Chiesa e della Medium, gli attacchi a Maria José continuarono senza sosta, cessando 5 anni dopo, in quanto ella decise di porre fine alla sua vita, gettandosi da un ponte. Il poltergeist che occupa questa posizione non si trova in una stanza di una casa, ma su di un piccolo tratto di strada situato nelle West Midlands, in Inghilterra. Lì si verificano un alto numero di incidenti stradali e la stragrande maggioranza di coloro che sopravvivono affermano che una bambina vestita di bianco appare loro in mezzo alla strada, spingendo le auto con una forza davvero inspiegabile. Molte persone pensano che sia il fantasma di una bambina morta in circostanze tragiche. John Bell, sua moglie e i loro 12 figli arrivarono in una piccola casa situata nel Tennessee ed appena misero il piede in casa videro che un dipinto, attaccato al muro, fu lanciato nel vuoto da una forza invisibile. I Bells comunque continuarono il trasloco e diversi giorni dopo iniziarono ad avvertire molti fenomeni spiegabili. Nessuno di loro riusciva a dormire perché quando ci provavano vedevano un cane demoniaco correre verso di loro. In casa si cominciò a sentire la voce di una signora anziana che recitava alcuni passi più terribili della Bibbia e terminava sempre dicendo che li avrebbe uccisi tutti. I Bells, non potendo più sopportare la situazione, avvisarono le autorità. Quando lo sceriffo della città si recò alla loro casa, sentì qualcosa afferrare il suo corpo ed impedirgli di muoversi per diversi minuti. Dopodiché, corse via di lì, sostenendo di aver avuto visioni orribili. Il giorno dopo, i Bells furono ritrovati morti nei loro letti, tutti con un'espressione di terrore sui loro volti. La casa dei Bell andò a fuoco e non furono più segnalati incidenti in città. Oggi, nello stesso luogo è stata eretta una costruzione con le stesse caratteristiche della casa dei Bell, divenuta centro di visitatori curiosi. Questo è tutto per ora amici, vi ringrazio molto per aver visto il video, se vi è piaciuto non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione, abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.